sabato. Oggi, come potete vedere, siamo in un altro palcoscenico, non abbiamo più Piazza del Campo alle nostre spalle, ma siamo ancora una volta dentro Piazza del Campo, siamo dentro all'evento Wine & Siena, Palazzo Pubblico. Come potete vedere, l'evento ha preso il via questa mattina e noi ne parleremo durante la trasmissione con tantissimi ospiti, però di sabato resta comunque il solito di sabato di tutte le settimane, con di conseguenza le rubriche che ormai già conoscete di tutti i nostri opinionisti e non solo, quindi per parlare anche di tanta attualità e tanta politica e tanta cronaca, e poi per ricordare anche la storia, perché oggi questa è la settimana della giornata della memoria, quindi è bene anche fare tanta memoria, ricordare la storia e quindi di conseguenza farlo anche con i nostri opinionisti. Ma è il momento anche di parlare di Wine & Siena. Noi lo seguiremo durante questi due giorni di eventi e iniziative, infatti ne parleremo anche adesso con Matteo Borsi. Ecco, un modo anche per seguire in maniera, diciamo, da protagonisti anche noi di quello che è un evento importante a Siena. Sì, buon pomeriggio Simona, buon pomeriggio a tutti voi, una puntata speciale come hai detto tu, proprio per parlare di Wine & Siena, questo evento dedicato al vino che torna anche quest'anno con alcune novità, ma di questo ne parlerai con i tuoi ospiti. Evento che è partito proprio ieri sera con la cena di gala alla Santa Maria della Scala, una location meravigliosa per questo evento che si ripete appunto, e oggi, da oggi appunto, parte questa due giorni di dedicata al vino, tanti gli espositori, si parla di oltre 150 appunto espositori che hanno scelto di presenziare appunto a Siena per questa edizione della manifestazione, tante le iniziative in programma anche a livello al lato appunto della manifestazione principale, e quindi noi cercheremo di seguirla anche quest'anno nel modo migliore, realizzeremo appunto delle trasmissioni speciali oltre appunto allo speciale di sabato, e quindi siamo pronti e già da questa mattina appunto ci aggiriamo per la manifestazione proprio per cercare di raccontarvela al meglio. E vi faremo infatti compagnia subito in queste prime ore del pomeriggio con tante interviste, tanti approfondimenti, perché il mondo del vino non è soltanto questo, ma c'è dietro un lungo lavoro che parte da studi importanti fin da chi ha le prime passioni, le prime, diciamo, volontà di appassionarsi e dedicarsi a questo lavoro che, ricordiamo, un po' il lavoro che non conosce crisi, perché l'enogastronomia veramente per fortuna non conosce crisi, ma poi anche un modo per, diciamo, creare vetrine importanti non soltanto per le proprie aziende ma soprattutto per il territorio stesso, e perché no anche per questi palcoscenici importanti. Ricordiamolo, tantissime location quest'anno rispetto agli anni passati, infatti sono anche importanti novità. Non vi dico altro perché sennò a quel punto rubo tutte le parole che invece dovranno approfondire i nostri ospiti, quindi rimanete con noi, un piccolo spazio dedicato a quello che è infatti il retroscena di Wine & Siena, e poi torniamo. Abbiamo anticipato, entriamo subito nel vivo di questa trasmissione completamente diversa dalle consuete, lo vedete anche dal panorama alle nostre spalle. Come abbiamo anticipato, oggi parliamo di Wine & Siena, parliamo dunque di un evento dedicato al vino, ormai una consuetudine per Siena, e è diventata una consuetudine a Siena anche grazie al nostro ospite, ossia il Wine Hunter Helmut Kocher. Quindi si apre ancora una volta questo palcoscenico, ma per farlo diventare ormai una consuetudine c'è stato un grande lavoro. C'è stato un grosso lavoro dietro, anche grazie alla collaborazione con la Confcommercio, col Comune, anche l'Università che fa parte, insomma ci vogliono tante riunioni, tanti incontri, e mi ricordo 4 anni fa, prima di fare la prima edizione, cioè ci abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto, e penso questa sia la cosa più importante, essere convinti di fare un evento, ma grande, e il nostro obiettivo è effettivamente anche grande, cioè far diventare Siena un riferimento territoriale, non solo nazionale ma internazionale. E quello che vedo oggi, anche quello che ho visto nella vendita dei biglietti, vedo che c'è tante persone che vengono da altre parti della Toscana, ma anche fuori da altre parti dell'Italia.
e per farlo ogni anno ci sono state delle novità. Quest'anno altrettante novità anche e soprattutto sui luoghi. Allora, quest'anno è veramente bello perché sono ben 6 i palazzi che sono stati coinvolti. Cioè, abbiamo iniziato a organizzare convegni all'Università di Siena e quindi già ieri è partito, poi il Palazzo Squarcialupi, quello è stato bellissimo, abbiamo fatto la Small Blades Dinner ed è un palazzo veramente magnifico, unico nel suo genere. E poi i palazzi che ormai sono quelli che hanno coinvolto Vine Siena gli ultimi 3 anni, che vuol dire il Palazzo del Monte dei Paschi di Siena, il Grand Hotel Continental Star Hotels e poi il Municipio, il Museo Civico e per finire quest'anno anche la Fondazione San Sedoni con le masterclass. Ecco, lei ha ideato quello che è il Merano Wine Festival, poi è stato comunque uno dei promotori del Siena Wine Siena, scusate, per riuscire a far diventare gli eventi come sono tali, cioè come sono adesso, come sono oggi. Il lavoro è costante, però bisogna partire anche da un'idea, ecco, da un'idea vincente. Beh, il lavoro è costante, l'idea vincente sicuramente è venuta alla fine degli anni Ottanta, in un momento in cui non è che si parlava tanto di qualità, il vino non aveva l'immagine che c'ha oggi. Questo è stato l'inizio del percorso, ovviamente con tanta passione, questa è la prima cosa, l'amore per il vino, l'amore per conoscere i prodotti dei vari territori, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E da qui è iniziata un po' la storia del Merano Wine Festival nel 1992, che sto portando avanti da 28 anni, con molta passione, cioè c'ho sempre ancora lo stesso entusiasmo che avevo nel 92 e questo chiaramente mi trascina, mi porta proprio a coinvolgere nella mia passione un po' tutti i territori e Siena fa parte. Questa manifestazione può crescere ancora, secondo lei? Questa manifestazione, diciamo, può crescere per quanto riguarda un po' forse le aziende, non tanto come numero quantitativo, ma dando anche quel touch di internazionalità. E questo è importante, qui quest'anno abbiamo anche lo champagne come protagonista all'interno dell'evento, però vorrei allargarlo anche ad altre aree, ma come numero di aziende non lo farei crescere, anche perché Siena ha un problema, il problema un po' delle capacità ricettive che hanno i palazzi, no? Allora riusciamo solo ad arrivare a un certo numero anche di visitatori, di interessati e tutto questo va considerato in un contesto, diciamo 150 aziende, al massimo 200 aziende, questo dovrebbe essere l'obiettivo. Bene, ringraziamo il nostro ospite per essere stato qua con noi in una giornata, in giornate come queste ricchissime di cose da fare, lo lasciamo al suo lavoro e adesso ricordiamoci che siamo ancora di sabato, quindi di conseguenza abbiamo anche le nostre rubriche consuete che ogni settimana vi facciamo gustare, quindi è la volta di Signor Sensi e poi torniamo qua con i nostri ospiti da Wine Siena. Buonasera, attrarre un turismo di qualità. Ogni amministrazione comunale cerca la strada giusta. La precedente aveva individuato lo sport come traino anche per un turismo di ritorno. La nuova amministrazione, nel confermare molte iniziative, si propone di ampliare il settore dell'enogastronomia, e cioè iniziative per promuovere le nostre eccellenze nel campo del cibo e dei vini. Sicuramente una buona intuizione, ma il timore è che dopo il mangificio che da anni subiamo in città, ristoranti, pizzerie, eccetera, si vada verso una sovraesposizione di tali eventi, con il rischio aggiunto di utilizzare per questo eccessivamente il Santa Maria della Scala. E chissà che il contrasto che è sorto tra il direttore Pitteri e il sindaco, tanto da far rassegnare al primo le dimissioni, non sia proprio su questo tema. Cibo batte arte, dunque? Non siamo tra quelli che considerano i musei dei Sancta Sanctorum dedicati solo alle arti figurative. Ma se leggiamo il programma, un qualche sospetto che si rischi di esagerare, non solo nel suddetto museo, sorge se leggiamo appunto che il programma presentato 2 giorni fa, dopo l'ottimo Wine and Siena in pieno svolgimento e la Toscana delle qualità, dibattiti appunto di qualità sempre sul cibo, assisteremo a dolci, dolcezze e motori, oppure al Buy Food Toscano, ma perché non si parla italiano? Questo proprio non lo capisco. Poi a Siena con gusto, Mezzagro mangiare giovane, Sangiovese puro sangue, eccetera, eccetera.
dal troppo silenzio in materia ad un probabile eccesso. Ma torniamo al programma. Confermati giustamente i grandi appuntamenti sportivi del 2017-18, così come le passeggiate d'autore che tanto successo hanno avuto, segnalo positivamente l'idea della notte bianca, il giorno che entrerà l'estate. E poi due proposte che, se realizzate appieno, potrebbero caratterizzare l'intero progetto, e cioè utilizzare massicciamente nel periodo estivo la Fortezza Medicea per eventi musicali, momenti di incontro e creatività, confermando ovviamente la rassegna cinematografica, e spostando in altro luogo il tanto criticato Luna Park di maggio-giugno, come ha promesso l'assessore Tirelli. Idea quest'ultima realizzata solo per pochi anni, con successive ricadute che i predecessori non hanno saputo evitare. L'altro argomento riguarda il rilancio delle celebrazioni cateriniane a 80 anni dalla nomina a patrona d'Italia e a 20 a compatrona d'Europa. Riuscire a smuovere l'inedia storica in materia dell'arcivescovado sarebbe un bel modo di onorare la nostra santa, magari in collaborazione con Oca e Drago, di cui Caterina è patrona. In conclusione, molto è già collaudato e alcune novità suscitano almeno curiosità. Il giudizio sull'intero progetto lo daranno i dati statistici circa le presenze di stranieri a fine anno, e tutto questo senza pregiudizi e né affrettati entusiasmi. Rientriamo dunque a parlare in questa nostra particolare trasmissione di sabato oggi. Come vedete dalle nostre spalle, siamo dentro al Wine & Siena, quindi l'evento legato al mondo del vino. Abbiamo intervistato il primo protagonista, altro protagonista abbiamo già detto, Confcommercio, il suo presidente Stefano Bernardini. Intanto lo saluto, buon pomeriggio. Ecco, entriamo quindi dunque a parlare anche nel dettaglio di questa crescita poi anche di questo evento, un evento partito 4 anni fa che piano piano ha mosso i suoi primi passi e poi adesso è diventato, come abbiamo detto anche prima, un evento ormai da segnare in agenda. Sì, credo di sì, siamo molto contenti dell'evoluzione della manifestazione, cerchiamo tutti gli anni da apprendere qualche cosa dalla manifestazione precedente per poterla migliorare. Abbiamo sempre cercato, avendo un partner con Gourmet International, di iniziare a fare una manifestazione che non fosse un gigante con le gambe d'argilla. Vogliamo crescere piano piano, lo stiamo facendo. L'obiettivo ormai credo dichiarato sia quello di riuscire a fare una manifestazione unica all'interno del polo polifunzionale, come lo chiama in questo momento il sindaco, e credo che a quel punto la Gourmet e noi siamo pronti a poter fare una manifestazione di più ampio respiro, che sia veramente una data importante, che possa essere la manifestazione dopo il Vinitaly e il Merano Wine Festival, sia quella che concentra l'interesse del mondo del vino. Ecco, parliamo di produttori, ossia 150 di diverse realtà italiane, in un luogo come quello di Siena, che comunque rappresenta il mondo del vino, perché intorno a noi ci sono veramente grandi realtà e aziende agricole importanti e enogastronomiche che fanno quindi di questo il loro lavoro. Quanto è importante avere tutto ciò proprio a Siena? Ma io credo sia fondamentale. Helmut è 4 anni che continua a sostenere di voler fare Siena la capitale del vino, cioè la Bordeaux d'Italia. Credo lui. Ci siamo vicini. Ci vogliamo provare, ci vogliamo provare, perché il mondo del vino è variegato. Bisogna riuscire, come ho detto io nella conferenza stampa di presentazione, ancor più a fare sinergia con il pubblico, perché solo con loro possiamo riuscire a fare una manifestazione che a questo punto diventi una manifestazione nazionale. Già ora noi abbiamo delle prenotazioni di pullman, perché il mondo del vino è anche un mondo che turisticamente si sposta, quindi noi abbiamo delle prenotazioni
di pullman che vengano dal Veneto, dal Trentino apposta per le manifestazioni. Ecco, quindi qui si entra nel capitolo turismo, è bene anche fermarsi, perché alla fine questo è un turismo neanche mordi e fuggi, perché in realtà poi è un turismo statico, perché l'evento dura 2 giorni e quindi di conseguenza c'è tempo anche per gustarsi quella che è la realtà cittadina. Può essere una, diciamo, forma vincente anche per il turismo? Allora, questo noi è quello che già dall'inizio volevamo fare, infatti perché il coinvolgimento di Confcommercio? Il coinvolgimento non è che il mondo dell'enologia sia il nostro mondo, è più un mondo d'agricoltura, l'associazione di agricoltori, non di Confcommercio. Quello che ci ha interessato è riuscire in questa città a coniugare una delle eccellenze che abbiamo con andare a coprire un periodo che per il turismo senese è morto, come quello di gennaio. Quindi fare una manifestazione che riesca a riempire il cartellone delle vendite a Siena nei periodi morti. Poi Siena non deve essere sienocentrica, ma abbiamo anche intorno a Siena delle splendide realtà, e quindi io credo che oltre a visitare la manifestazione in se stessa, noi dobbiamo riuscire anche a mantenere queste persone sul nostro territorio. E per farlo serve sinergia. E per farlo serve sinergia, come sempre. Sinergia che serve anche per le location, perché in realtà quest'anno diciamo che ci sono state anche importanti novità riguardanti ai palazzi. Ecco, l'utilizzo di questi palazzi per eventi come questo, che poi in realtà abbiamo visto anche nel calendario degli eventi, ci riferiamo anche poi all'intervista che ha fatto lei proprio ieri durante Buongiorno Siena con Daniele Magrini. Ecco, utilizzare i nostri spazi, quello che poi in realtà per noi sono anche coloro che ci rappresentano, poi, quindi palazzi che ci rappresentano nel mondo, può essere un modo per valorizzare ancora di più i palazzi stessi? Certo. Ma guarda, sicuramente io sempre ieri terminai la mia presentazione a Wine in Siena dicendo che secondo me la più bella recensione che abbiamo avuto l'anno scorso da un visitatore, tra le altre cose era un visitatore dell'Emilia Romagna, che disse: cosa c'è di più bello che degustare un buon vino, un buon calice di Brunello davanti nel Palazzo Comunale. Ecco, io credo che questo sia quello che noi possiamo offrire. Dobbiamo riuscire a fare una manifestazione non con 150 espositori come abbiamo ora, ma con molti di più. Ricordiamoci, a Merano hanno 600 espositori in un contenitore unico molto grande, perché ci sono dei problemi, dei limiti di capienza per la sicurezza in questi luoghi, e poi sono luoghi delicati. Questo non vuol dire non continuare a utilizzare questi luoghi. Questi luoghi possono essere usati per altre cose, perché il mondo del vino non è solo vino in se stesso, ci sono i prosecchi, ci sono i champagne, ci sono i superalcolici, possano servire come stiamo facendo con l'università per queste 2 giornate che abbiamo organizzato e di convegni con persone molto importanti, esperte del settore. Ecco, deve essere una manifestazione non solo di degustazione, ma una manifestazione completa che si può poi integrare con quella del food negli anni. Quindi il progetto è ampio, vasto e ambizioso, direi. Può essere un esempio anche per altri tipi di eventi, cioè per altri tipi di eventi utilizzare comunque luoghi come questo, come il Santa Maria della Scala stesso, che per anni comunque ha sofferto di questo suo inutilizzo, o almeno utilizzo però per eventi sbagliati. Ma sicuramente, intanto devo dire che Santa Maria della Scala è ritornato veramente ad essere il museo che è e l'importanza che deve avere. Va anche considerato, ma questa è una strategia che deve portare avanti l'amministrazione comunale. C'è sempre l'esempio che i più importanti e famosi musei del mondo, cominciando da quelli fiorentini per arrivare poi al Louvre, concedano normalmente, affittando questi spazi e queste sale per i grandi eventi. Quindi io credo che questa debba essere non un fatto di non cultura, ma come diceva giustamente il sindaco, Santa Maria deve essere considerato un polo multifunzionale dove per i grandi eventi deve essere sfruttato, perché è il più grosso contenitore d'Europa. Quindi questa è una grande sfida anche per il futuro. Ringraziamo il nostro ospite Stefano Bernardini, presidente, come abbiamo ricordato, della Confcommercio Siena. Anche qua lo lasciamo al suo lavoro, visto che sono 2 giorni molto intensi. Rimanete con noi e poi torniamo sempre con la nostra trasmissione, molto diversa dal solito di sabato.
nuovo ospite, siamo in compagnia di Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Siena-Arezzo. Intanto buon pomeriggio. Grazie. Possiamo dunque parlare di, ad ampio raggio, di quello che è il mondo del vino, ma soprattutto di come fare impresa con quel, tutto ciò che è legato al mondo del vino e se può essere una strategia vincente. Diciamo, vedendo alle nostre spalle, la risposta è automatica, direi di sì. Beh, settori maturi, come per noi è quello del vino, ovviamente sono dei distretti veri e propri, quindi che non si limitano solo alla produzione ovviamente vitivinicola in senso stretto, ma ovviamente spaziano dalla confezionatura alla distribuzione, ovviamente poi a strutturare anche tutte quelle attività collaterali che sono naturali con ovviamente la produzione e la diffusione in questo caso del nostro prodotto, diciamo, di eccellenza, quindi quello vitivinicolo, quindi c'è tutta l'accoglienza che certo. può essere abbinata, anche il turismo enogastronomico, la capacità insomma dei territori di attrarre, ovviamente fa sì che i primi protagonisti siano proprio le imprese che intercettino questa possibilità e questa anche occasione economica, non solo appunto quella di eccellere proprio nel prodotto specifico per cui sono ovviamente più vocate. Ecco, come si affaccia poi un'impresa ad eventi come questo? Cioè, sicuramente l'attesa è tanta, anche perché comunque sono eventi che sono legati anche al territorio stesso, dove poi c'è interesse al vino. Allora, le imprese ovviamente si affacciano con grandi aspettative, ovviamente, perché sono sempre appuntamenti davvero importanti. Bisogna considerare anche che la vetrina, cioè i luoghi dove si presentano certo. ovviamente queste produzioni sono assolutamente discriminanti rispetto anche ad altre manifestazioni, ce ne sono tantissime, quelle a cui sono chiamate anche le imprese di questo mondo. Quindi avere la possibilità di utilizzare Siena, ma Siena intesa in senso ovviamente nel migliore, quindi i palazzi più prestigiosi, le ambientazioni come questa, che sono davvero di per sé stesse insomma un richiamo, è chiaro che per le aziende sia un'occasione davvero unica, tant'è che vediamo anche molte aziende che vengono da fuori, quindi riconoscono anche questo ruolo e questa potenzialità a Siena, perché diventa davvero una grandissima vetrina. E se parliamo di numeri, se parliamo di dati, al momento la situazione legata al mondo del vino, anche dell'export, com'è? Il vino senese in particolare, ovviamente certo. sono i nostri dati senese e toscano, diciamo, di cui possiamo parlare, che sono a nostra disposizione, sono riferiti ai primi tre trimestri, quindi diciamo manca l'ultimo trimestre del 2018, però sono già molto indicativi, perché vediamo una crescita per il mercato ovviamente senese, sto parlando ovviamente dell'export senese, che cresce di quasi il 5%, quindi un dato molto importante, molto positivo, considerando anche che i primi 5 mercati, quindi Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Canada il terzo mercato che cresce di quasi il 10%, quindi sono tutti in fortissima crescita, dal 5 al 10%, ecco il Canada è il 9,9%, quindi intorno al 10%, quindi sono dati assolutamente confortanti, anche perché sappiamo quanto in questo momento le esportazioni, con la minaccia di dazi, con le tensioni internazionali, potrebbero essere in qualche modo condizionate, quindi questo mondo, almeno per Siena, ovviamente un po' meno brillante per il toscano che cresce solo del 3%, però è assolutamente, diciamo, ancora in grandissimo spolvero, in grandissima crescita, quindi questo ci fa piacere, ci fa anche confidare in un futuro che possa essere continuamente, cioè, perseguita questa forte vocazione all'internazionalizzazione e all'esportazione. Naturalmente, ripeto, questo ci deve far sentire impegnati affinché che non si ritengano insomma dei risultati acquisiti o raggiunti. L'impegno deve essere sempre forte da parte delle nostre imprese, ma anche delle istituzioni che le affiancano, per potere delle associazioni anche di categoria, dei consorzi che ovviamente affiancano le imprese nel momento dell'esportazione e della promozione. Cambiamo completamente argomento, ma in realtà rimaniamo a parlare di impresa, perché in realtà le imprese relative al senese e quelle relative all'aretino sono molto differenti. Adesso c'è una Camera unita, un lavoro dunque raddoppiato, però comunque allo stesso può essere utile, come poi lei stesso ha ricordato durante la presentazione della sua nomina, che potrebbe essere uno stimolo sia per la realtà aretina che per quella senese essere insieme. Come sta andando questa unione? Sì, le prime impressioni, che erano quelle che appunto ci eravamo detti, secondo me sono confermate anche proprio dalla volontà delle imprese, perché
avere la possibilità di mettere insieme due sistemi produttivi, ovviamente di prodotti e di servizi che sono complementari, non sono diciamo confliggenti, non ci sono tensioni di diciamo anche di concorrenze, certo, particolari, anzi vediamo bene quanto sia strutturata ad esempio la manifattura nella provincia aretina, che è fortissima, devo dire, sia i settori dell'oro, della moda, quindi del tessile, che da noi sono praticamente inesistenti. Mentre noi abbiamo delle vocazioni particolari, il mondo che celebriamo oggi, quello del vitivinicolo, ma dell'agricoltura di eccellenza in particolare, quello del turismo, quello poi di distretti ormai consolidati, farmaceutico, quello del campo, quindi sono settori davvero che si possono anche aiutare. Immaginiamo moda e vino, oggi diciamo la qualità della vita, lo stile di vita del Made in Italy sono le cose che più vengono apprezzate anche all'estero, quindi abbiamo la possibilità davvero di percorrere, ci sono dei progetti che cominciano a prendere forma anche da così da riuscire a rendere effettivi, e ci sono già le disponibilità anche di alcune aziende di ragionare proprio in questo senso, quindi crediamo che insomma passati i primi momenti insomma che sono molto più legati all'organizzazione pratica e spicciola, insomma possiamo davvero lavorare qualche progetto di più lunga visione e con prospettive davvero davvero interessanti. Bene, bene, meglio così. Quindi ringraziamo il nostro ospite Massimo Guascuni, presidente della Camera di Commercio Siena Arezzo, per essere stato qua con noi, e noi adesso nel nostro ping pong abitudinale che facciamo sempre di sabato, è l'ora di guardarsi l'opinione del sabato.
siamo con un nuovo ospite perché, come vedete dalle nostre spalle, c'è chi espone il proprio prodotto, espone il vino, lo espone a un pubblico anche folto fin dalle prime ore della giornata, però per farlo c'è bisogno di studiare, c'è bisogno di imparare e per farlo bisogna andare a scuola. Infatti noi siamo con un nuovo protagonista della giornata, ossia Luigi Esposito, insegnante proprio di sala e vendita della Pellegrino Artusi di Chianciano Terme. Intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Ecco, come si fa a imparare tutto ciò? Perché allora, poi bisogna essere anche bravi e capaci di, certo, esporre bene. Allora, l'Istituto Alberghiero prepara i ragazzi soprattutto per quanto riguarda il settore, che sia l'enogastronomia e anche l'accoglienza turistica. In questo caso stanno partecipando i ragazzi che fanno parte del settore di sale e vendita, anche perché hanno le basi sulle conoscenze per quanto riguarda l'enologia, quindi servizio e lavorazione del vino, e in questo caso stanno improntando una tipologia di lavoro già che potrebbe essergli utile per quanto riguarda poi per un futuro lavoro, che sia anche un futuro sommelier in questo caso. Quali sono i segreti che poi andate a esporre per proprio riuscire a vendere meglio il proprio prodotto? Sì, le tecniche di lavorazione soprattutto, quindi come attirare anche il cliente, in questo caso come riuscire a catturare l'attenzione, avere le conoscenze base anche per quanto riguarda i vini in generale, quindi l'enologia. In una giornata come questa cosa serve fare? In una giornata come questa servirebbe cercare di intingere quanto di più il loro cappello per quanto riguarda la conoscenza del settore, cercare di rubare quante più informazioni possibili anche da tutti i fornitori che ci, certo, sono. Ci sono molte aziende che magari loro hanno sentito solamente nominare e per la prima volta adesso stanno iniziando a conoscerle. Avranno la possibilità qualcuno di loro di lavorare con gli espositori oggi e quindi magari cercare anche di avere un contatto futuro per quanto riguarda un lavoro. Ecco, la realtà di Chianciano in realtà ormai da anni che impronta il loro lavoro proprio su questo. Poi ci sono tantissime altre scuole che sono in numeri anche in crescita, in più anche diciamo percorsi universitari che poi ti collocano a fare questo determinato lavoro. Sì, infatti l'Istituto Alberghiero ha come prospettiva anche futuristica di poter seguire un'università che sia anche quella di enologia. È il lavoro del futuro? Sì, è il lavoro che è già esistito nel passato in forte crescita e lo sarà ancora adesso, soprattutto perché la cucina, l'enologia... Diciamo, questa realtà non va mai in crisi. No, perché è in continua evoluzione, sia per quanto riguarda il vino che la cucina. E penso che da 10 anni fino ad ora sia cambiato già un po' di cose. Figuriamoci tra 10 anni cos'altro può succedere. Bene, ringraziamo il nostro ospite, rimaniamo in ambiti scolastici e letterari perché siamo adesso in compagnia di Francesco Ricci che ci presenta l'autore della settimana, ma in realtà più che di autore si entra nel vivo di quella che è la giornata della memoria e perché no, leggere un buon libro proprio in questi giorni sarebbe il momento ideale per riflettere sugli orribili errori che ci sono stati nella storia, che la storia ha commesso, per non commetterli più. Buon pomeriggio. Domani, domenica 27 gennaio, sarà la giornata della memoria. E oggi io all'interno della mia rubrica intendo non suggerirvi alcuni testi legati alla Shoah, quanto piuttosto suggerirvi un modo di avvicinarsi a diari, lettere, romanzi che traggono origine, che si fanno testimonianza proprio di questo evento epocale, di questo spartiacque nella storia dell'umanità che è la Shoah. Ora, i libri infatti da consigliare, da suggerire sarebbero tanti, alcuni sono degli autentici capolavori. Basti pensare all'opera di Primo Levi, di Elie Wiesel, di Etty Hillesum, ma io credo che al di là del testo che noi leggiamo in questa giornata della memoria, quello che veramente è fondamentale è il modo di lasciare risuonare dentro di noi queste parole. Perché la Shoah, lo sterminio di 6 milioni di ebrei, è una dismisura. Ecco, la Shoah per me è in primo luogo una dismisura.
leggere intorno alla Shoah oppure vedere un documentario in bianco e nero legato alla Shoah significa trovarsi faccia a faccia con la dismisura, perché 6 milioni è una cifra, è un numero che la mente dell'uomo fatica a contenere, ad abbracciare. È come quando si osserva un paesaggio troppo vasto e di conseguenza l'attenzione non può cadere particolari ai dettagli. Siamo quasi presi dalla vertigine di questa vastità e così finisce che lo sguardo umano si ritrae da quel paesaggio e si posa su presenze più vicine, più consuete, più familiari e in maniera analoga anche lo sguardo della mente si ritrae da quella dismisura, 6 milioni di creature, per posarsi su realtà comuni, quelle che scandiscono i nostri giorni di vita e che sono tutte all'insegna del limitato, del misurato e come tale del controllabile, le 24 ore che costituiscono un giorno e all'interno delle 24 ore le ore che noi dedichiamo al lavoro e che dedichiamo al tempo libero e così via. E dunque il rischio di fronte alla Shoah è quello che noi presi dal tremore, dalla vertigine, da questo senso incontenibile della dismisura, distogliamo l'attenzione, distogliamo lo sguardo della mente. Invece è fondamentale che noi guardiamo in faccia quello che è stato, quello che è accaduto, vale a dire un genocidio che non ha uguali nella storia dell'umanità, un genocidio che venne concepito nel cuore della vecchia Europa, nella patria di Goethe e di Schiller, un genocidio che venne attuato da uomini che amavano la musica di Mozart, che avevano confidenza con i classici del pensiero filosofico e che magari quando tornavano a sera dalle riunioni del partito non mancavano mai di dare un bacio ai figli ed una carezza ai propri animali domestici. Eppure, proprio nel cuore della vecchia e colta Europa, la soluzione finale della questione ebraica, quella che poi sarebbe stata la Shoah, venne concepita, pianificata ed attuata. Ecco, questa giornata della memoria, e vado a concludere, qualunque sarà il libro che noi leggeremo, Primo Levi, Elie Wiesel, Et Illesum, noi dobbiamo fare uno sforzo, vi chiedo uno sforzo, quello di pensare a questi 6 milioni, soltanto 1 milione e 100.000 gli ebrei mandati a morte ad Auschwitz 1 e Auschwitz 2, ebbene, guardare a questi 6 milioni non come a un'entità astratta, come a un universale, come a una quantità lontana, ma 6 milioni di persone, 6 milioni di mondi, 6 milioni tra bambini, adulti, anziani. Ecco l'evento che ancora inquieta ripensando alla Shoah è che è stata la più sistematica eliminazione del futuro, della quotidianità del futuro per 6 milioni di persone. Io ancora recentemente, 3 mesi fa, sono stato ad Auschwitz e guardando dietro ai vetri di quelle che furono baracche e ora sono sale, le scarpe, gli effetti personali, le valigie di questi ebrei, ho cercato proprio di compiere questo sforzo, di guardare non
a quelle scarpe come a un insieme di scarpe, ma come alla somma di tante scarpe appartenute a singole persone che avrebbero voluto, come quella bambina, le cui scarpe numero 32 o 33 sono là confuse dietro i vetri, poter crescere, diventare donna, aver diritto dunque ad una vita comune, banale, come comuni e banali sono tutte le nostre esistenze. La Shoah non è soltanto l'evento degli eventi, non è soltanto lo spartiacque nella storia dell'umanità, ma è anche il fatto imperdonabile nella storia dell'umanità. Ecco, in questa giornata, il 27 di gennaio, ricordiamocelo sempre, apriamo un libro, ripercorriamo quegli eventi e pensiamo sempre che quei 6 milioni furono 6 milioni di mondi, di individualità, di singolarità recisi, cancellati, annientati. Buon pomeriggio. E dietro ad un'idea, dietro una lunga organizzazione, dietro ad anni lavorati di lavoro intenso per portare ogni anno Wind in Siena, serve anche una mente di un senese. Infatti lo siamo in compagnia dell'organizzatore che ormai intervistiamo ogni anno, Andrea Vanni, tanto buon pomeriggio. Grazie a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ecco, quanto è importante l'attaccamento alla città per far sì che poi questo evento resti legato con la città stessa? Direi che l'attaccamento alla città è stato fondamentale per portarlo a Siena. È un progetto nato in realtà nel 2003, quindi ha una lunga storia. Non abbiamo trovato nelle amministrazioni al tempo forse la lucidità per poterlo, forse era prematuro, non sappiamo, ma comunque ci fu detto di no. Poi grazie a un incontro, devo dire anche fortuito, con Stefano Bernardini, che voleva in tutti i modi il Wine Festival di Merano a Siena, scoprì che c'ero io al Wine Festival e quindi da lì nacque questo connubio di nuovo con la città e sono riuscito a riportare a Siena i grandi vini insieme a Helmut Kehler e a Stefano. Siamo nelle prime ore del pomeriggio e c'è già tantissimo afflusso di persone. Quanta soddisfazione c'è? Mi dica la verità. Beh, devo dire anche un po' inaspettato, perché gli altri anni almeno siamo riusciti ad aprire la biglietteria. Devo dire che oggi, già nella mattinata, abbiamo dovuto ricorrere a espedienti nel senso chiudere la biglietteria e tenerla aperta solo per vendere i biglietti della domenica, che ancora sono disponibili. Per il sabato dovevamo aspettare un attimino il deflusso in caso doverla riaprire, perché purtroppo esiste un numero contingente per i vari palazzi e le varie strutture non possiamo superare per motivi di sicurezza, quindi cerchiamo un po' di comprensione. Infatti di questo abbiamo parlato anche poi precedentemente, cioè il sogno, immagino vostro, è quello di aumentare ancora di più i produttori e quindi di conseguenza anche tutti gli espositori, però chiaramente lo spazio è limitato. Si pensa già a come fare? Allora, in realtà io arrivare qua insieme a Helmut e a Stefano Bernardini, che non stiamo più lavorando per questo evento 2019. Ma già per il prossimo, era la mia domanda onestamente successiva. Onestamente siamo già al 2020, ci siamo confrontati con l'amministrazione cittadina esponendo tutte le problematiche che abbiamo al momento, sono stati, a dir comprensivi è stato poco, sono stati straordinari nel proporci immediatamente, lo posso dire perché è stato detto dall'assessore Tirelli e dal sindaco, che un altro anno viene dato per questo evento il Santa Maria della Scala con tutto Palazzo Squarcialupi. Chiaramente esistono ancora dei lavori da fare, quindi dovremmo raddoppiare la capienza per i numeri, si spera nel futuro andare quasi, non voglio dire al raddoppio, sarebbe un sogno. Certo. Poi come Bernardini siamo un po' scaramantici. Infatti non diciamo assolutamente niente, non ci scaramanzia a parte. Sicuramente, addirittura stiamo lavorando su una grossissima novità
che sarà una bella sorpresa nel 2020. E di conseguenza non la farò annunciare oggi. No, non possiamo assolutamente, ecco, finché non viene confermato. Però una domanda è d'obbligo, perché in realtà abbiamo parlato molto dell'organizzazione, molto degli eventi, molto anche di tutto ciò che è legato a questo evento. Non abbiamo parlato del dietro le quinte, ossia umanamente come si vive un evento del genere. Cioè, si pensa, come mi ha ricordato lei, già all'evento successivo, però intanto c'è da fare i conti con le persone che comunque già adesso scalpitano, più l'ansia anche dell'evento stesso. Ecco, che giorni sono particolari, immagino? Devo dire, quando sei il responsabile di un evento del genere, come siamo Helmut ed io, la cosa è stata detta in maniera eclatante ieri proprio dal sindaco De Mossi. Dice: non è grande la persona che lo organizza, è grande tutta la struttura e il personale che hai dietro, vale a dire se sono persone ancora più brave di te. E queste persone hanno fatto sì che tutto funzioni più o meno come un orologio, come bisogna anche comprendere, siamo in alcune strutture dove esistono delicatissime, ecco, diciamo, ecco, delle attenzioni particolari, abbiamo tenuto tutto a distanza, siamo legati sia al numero di entrate, siamo legati a tenere un occhio, quindi abbiamo personale sia delle amministrazioni cittadine, del Monte dei Paschi, dell'università, che sorvegliano, veramente abbiamo, io non so quanti sorveglianti ci esistano in questo evento, in divisa o meno che siano. Quindi grazie mille al nostro ospite per essere stato qua con noi, nella sua mente c'è già la prossima edizione, quindi di conseguenza noi lo terremo aggiornati anche su quelle che saranno le novità, e di conseguenza che non ce l'ha voluto annunciare, ma giustamente per scaramanzia, mica altro, noi gliela chiediamo, non saremo noi a distruggere il tutto, quindi rimanete con noi perché Wine & Zen ancora prosegue e noi proseguiamo con i nostri ospiti. In realtà Wine & Siena, questa due giorni di eventi, in realtà tre, perché già ieri c'è stato preso il via la manifestazione grazie anche a meeting e convegni importanti, perché fare vino non è soltanto esporlo, ma è anche ragionare su quello che significa fare impresa, e quindi di conseguenza è bene anche sapere come fare impresa e come digitalizzarla. Infatti proprio ieri si è svolto in merito un convegno importante per digitalizzare l'impresa legata all'agrifarm e non solo, legata quindi di conseguenza al mondo del vino. Non ne parliamo con uno dei relatori, ossia Carlo Vischi, responsabile AgriFood di Itchfarm. Intanto buon pomeriggio. Sì, grazie Simona, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, ieri siamo stati protagonisti di questo convegno, in realtà è il terzo anno che lo facciamo presso la Confederazione Nazionale Artigiana qui di Siena. Il tema è proprio il tema del digitale, di come sta impattando oggi sul mondo dell'agrifood e di quali connessioni sta creando con il mondo del turismo. Oggi la grande sfida, non solo per il mondo dell'agrifood, ma per l'artigianato, per il Made in Italy in generale, è quello di andare a creare una relazione diretta con il potenziale cliente, perché il mondo ci cerca, ma molto spesso in rete non ci trova, e se non trova noi trova molto spesso dei marketplace, molto spesso stranieri, Amazon in testa ma non solo, che vanno a profilare i nostri clienti e che decideranno loro poi quali prodotti vendere e con quali marginalità, che inevitabilmente finiranno all'estero andando a impoverire il prodotto interno lordo nazionale. È la stessa rivoluzione che è successa 15 anni fa nel mondo dell'hotellerie, con l'avvento delle Holta, quindi Booking, Expedia. Certo. Oggi se prenotiamo un albergo andiamo su Booking, però bisogna anche sapere che il 18% di quello che paghiamo della camera finisce in Olanda, non sta in Italia. Capite che perdere dal 18 al 20% del fatturato nazionale, ecco, fa tanti soldi di impoverimento del nostro paese. Nell'agrifood sta succedendo questo, perché oggi la logistica consente anche di fare non solo la vendita dei servizi ma anche dei prodotti fisici. E c'è consapevolezza rispetto a questo? No, purtroppo siamo molto indietro come paese. Già nel 2015 Rifkin, che fu uno dei principali ambassador di Expo, sosteneva che l'Italia aveva una grandissima, una straordinaria opportunità, perché il mondo ci cerca come prodotto. Le ricerche di Google, ma ovunque, sono molto chiare sul prodotto italiano. Il problema è che i produttori italiani non si fanno trovare e trovano invece marketplace spesso stranieri
che intermediano e fanno grandissime marginalità sul nostro valore. Quindi su, proprio rispetto a questo arriva il vostro lavoro, ossia riuscire a digitalizzare un'azienda è una grande sfida, anche perché forse l'azienda stessa non è pronta, come dicevi. Sì, purtroppo nel nostro paese mancano moltissimo le competenze professionali da questo punto di vista, non solo nell'agri-food chiaramente. Il turismo le ha dovute sviluppare, gioco forza, perché si sono trovati a un certo punto inevitabilmente con questa sfida. L'agri-food la sta iniziando a affrontare adesso, ma bisogna farlo molto velocemente. Tra parentesi, molte delle professionalità che avremo tra 5-6 anni non esistono nemmeno ancora in questo momento. Quindi stiamo attraversando un grande momento di innovazione. L'importante è non perdere il treno. E grazie mille quindi al nostro ospite per essere stato qua con noi, anche per una piccola parentesi dunque di quella che può essere una sfida per il futuro necessaria, perché appunto è importante anche riuscire a stare sul mercato e soprattutto sul mercato digitale, perché è un mercato veramente che ogni giorno crea cambiamenti in tutte le realtà, non soltanto quindi quelle delle imprese. Noi chiudiamo la nostra trasmissione di sabato, però per farlo prima, ancora una volta, l'ha già fatto Francesco Ricci, lo farà anche Massimo Bigliorzi, è il momento di ascoltare bene non soltanto la colonna sonora scelta da Massimo Bigliorzi, ma guardare anche le immagini, perché appunto si parla di giorno della memoria, la storia deve insegnare, la storia ci deve far conoscere, la storia deve anche ricordare, e è per questo che è importante celebrare, forse per me si celebrerebbero qualsiasi giorno storico che ha portato purtroppo conseguenze negativissime, orrori, però è bene ricordarla, e Massimo Bigliorzi lo farà per noi. Noi ci ritroveremo sabato prossimo con la nuova puntata di sabato, torneremo alla nostra ambiente abitudinale, quindi rimanete con noi perché ancora Wine & Cena vi farà vivere speciali momenti anche proprio grazie a Sena TV. Passato per il cammino e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento.
attenta di sangue, la bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà, e il vento si poserà.